parola al direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottor Giancarlo Maria Mendola. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per averci coinvolto in questa iniziativa. Il titolo della mia relazione si sposta sicuramente su un ambito più pragmatico con il quale ci confrontiamo quotidianamente, perché è appunto sangue, cultura del dono e livello essenziale di assistenza. 100 anni fa nasceva la prima al mondo, la prima banca del sangue negli Stati Uniti, in uno scenario, in un contesto bellico, e quindi il scenari e contesti bellici che continuano anche oggi ad influenzare in qualche modo sotto il profilo tecnico scientifico la medicina trasfusionale, una disciplina che comunque in questi 100 anni ha subito una evoluzione continua, come ha subito una evoluzione anche ovviamente la cultura del dono, che da quelle che non è sicuramente in qualche modo completamente paragonabile rispetto agli albori della medicina trasfusionale, ai primi momenti in cui nascevano le banche del sangue. Attualmente, come potete vedere da questa rappresentazione grafica, le donazioni di sangue per 1000 abitanti hanno un andamento che si concentra soprattutto nei paesi con elevato livello di sviluppo, mentre nei paesi cosiddetti in via di sviluppo i livelli e l'intensità delle donazioni di sangue, e diremo anche poi, lo vedremo più avanti, anche donazioni di tipo volontario, hanno veramente un impatto assai, assai minore. Quindi nei paesi ad elevato livello di sviluppo si concentrano le donazioni e si concentra anche l'utilizzo del sangue, ma la popolazione diciamo, si concentra invece in aree come paesi in via di sviluppo, dove il sangue è donato a livelli molto inferiori. Associare, come dice Carlo Petrini, la donazione al concetto di non remunerazione dovrebbe essere un qualcosa di scontato. Vediamo che però lo è del tutto, anche a distanza di 100 anni dalla nascita della medicina trasfusionale, anche se noi sappiamo che la donazione volontaria non remunerata è riconosciuta da tutte le autorità competenti come la base più solida per garantire sicurezza e sostenibilità del sangue e dei suoi prodotti. È chiaro che la non remunerazione delle donazioni di sangue si basa principalmente su principi etici, ma si basa anche su altre considerazioni, e voglio condividere con voi le tre principali che sono state identificate e riportate in questo lavoro da Carlo Petrini. La sicurezza del paziente: è chiaro che abbiamo dei livelli diretti di correlazione fra la volontarietà del dono e il rischio, meglio la non volontarietà del dono, quindi la donazione retribuita, quindi non volontaria, donazione volontaria sempre ma remunerata, e l'aumentato rischio di trasmettere malattie infettive. E poi un altro aspetto importante è quello della continuità nel garantire l'autosufficienza dei sistemi sangue. Infatti c'è un evidente rischio che sistemi in cui la donazione sia remunerata possono entrare in competizione con sistemi in cui la donazione non è remunerata, una competizione però che ovviamente, come vedremo nella prossima diapositiva, è una competizione che non è positiva, che non ha degli effetti positivi, e su questo ritornerò fra un secondo. E poi ovviamente un altro aspetto importante è quello della sicurezza del donatore stesso, che per noi nella nostra cultura è il principio più importante: garantire la sicurezza del donatore. Ma è chiaro che se il donatore è remunerato può essere in qualche modo incentivato, perché ha bisogno di donare, a farlo più frequentemente, e quindi in qualche modo a compromettere anche la sua
sua salute. E per tornare al discorso della competizione, che in questo caso non è una competizione favorevole fra sistemi che pagano e sistemi che non remunerano, l'esempio classico, l'esempio col quale ci confrontiamo costantemente è quello della donazione di plasma. Il plasma è la parte liquida del sangue ed è stato recentemente identificato anche proprio come un elemento che ha le caratteristiche per rientrare nella definizione di risorsa strategica. Risorsa strategica, cioè una risorsa che quindi una materia prima che è importante sotto il profilo economico per i paesi, per il sistema paese e la cui interruzione della fornitura può mettere a rischio il paese stesso, in qualche modo paragonata anche all'energia e all'acqua potabile, e questa è la definizione appunto di risorsa strategica adottata in Europa, cioè quei materiali, quelle materie prime che sono appunto a elevato rischio di interruzione della produzione, della fornitura, ad esempio alcuni metalli e le terre rare e la cui mancanza di produzione domestica mette in gioco la autosufficienza del paese stesso. E ritornando a quella che è la competizione fra sistemi che pagano e remunerano e sistemi che non remunerano, e quindi gli effetti svantaggiosi di questa competizione, l'esempio che abbiamo davanti agli occhi è quello della donazione di plasma che vede la raccolta di plasma come materia prima per la produzione di medicinali di plasma derivati, che vede gli Stati Uniti dove questo tipo di donazione è retribuita ed è consentita con una frequenza elevatissima rispetto a quella che è consentita in Italia. Vedete che questo cosa comporta? Comporta che circa il 70% di questa materia prima è in mano ad un solo paese, vedete l'Italia che fetta piccola ha, quindi questo è l'effetto della competizione non positiva, effetto che noi in Italia e anche in altri paesi dell'Europa contrastiamo con una cultura del dono volontario, periodico, responsabile, anonimo, organizzato, ed organizzato a un livello tale che poi consente al sistema sanitario, al Servizio Sanitario Nazionale, di erogare dei livelli essenziali di assistenza. E mi preme a questo punto sottolineare che anche il mondo scientifico, quindi le società scientifiche, in particolare la Società Internazionale di Medicina Trasfusionale, dà ovviamente un'enorme importanza agli aspetti etici legati alla medicina trasfusionale, tanto che recentissimamente è stato rinnovato il codice etico relativo alla medicina trasfusionale questo è successo nel giugno del 2017 ed è chiaro che anche le società scientifiche sono consapevoli del fatto che l'etica deve essere alla base delle attività dei sistemi trasfusionali e deve permeare costantemente anche l'attività dei professionisti, in modo proprio da diventare uno standard da applicare quotidiano, uno standard che è ovviamente riconosciuto, come già detto, alla base di livelli della possibilità di garantire livelli elevati ed omogenei di qualità e di sicurezza del sangue e dei suoi prodotti. Viene data ovviamente una elevata importanza al contributo del donatore stesso, del donatore di sangue, il quale ovviamente non deve avere alcun beneficio diretto dalla donazione stessa e del quale bisogna proteggere in ogni modo la sicurezza e lo stato di salute. Questo, il codice etico della società scientifica, dell'International Society for Blood Transfusion, ovviamente va anche a identificare quelle che sono le responsabilità dei professionisti della medicina trasfusionale nei riguardo dei donatori e dei pazienti, e queste responsabilità sono ovviamente hanno da essere conformi ai quattro principi dell'etica in biomedicina, cioè l'autonomia, la non maleficenza, la beneficenza, la giustizia e poi c'è un altro specifico aspetto, quello della dignità, che si applica specificamente ai donatori.
Rapidamente passiamo in rassegna alcuni degli aspetti che vi ho appena citato. Il sangue, tutto questo poi mi serve per arrivare a quella che è la nostra realtà. Il sangue donato è un bene pubblico sul quale non possono esserci profitti, e quindi anche le strutture che producono questo sangue devono essere strutture non profit. La donazione è ovviamente considerata volontaria e non remunerata quando il donatore non riceve alcun compenso, è escluso dal compenso anche, e questo include ovviamente non ricevere compenso, include anche non ricevere tempo libero dopo la donazione, un qualcosa che ancora vige in Italia, che però dobbiamo anche dire che viene un vantaggio, un beneficio dopo la donazione, del quale però la stragrande maggioranza dei donatori non usufruiscono più. Meno di un donatore su 5 usufruisce della giornata di riposo, quindi questo vuol dire che la cultura della donazione è talmente evoluta che il donatore è responsabilizzato, sa che il suo gesto contribuisce ad erogare dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini e va a donare quando serve e quello che serve. Anzi, molti donatori vanno a donare quando sono liberi dal lavoro. Ovviamente è esclusa, deve essere scoraggiata ogni forma di incentivo, questo è stato già detto. La donazione ha poi un elevato valore sociale, di coesione sociale, e si precisa anche che non c'è diritto di donare. E vengono poi in questo codice etico anche identificati quelli che sono i criteri per la selezione del donatore. Si dice che i criteri per la selezione del donatore devono essere basati sulle evidenze scientifiche più attuali, e ovviamente non devono essere discriminanti, non devono essere criteri che selezionano i donatori in base, che so, al genere, alla razza, alla religione o all'orientamento sessuale. E ovviamente, l'abbiamo già detto, il sangue e i suoi prodotti costituiscono un bene pubblico che deve essere disponibile a chiunque ne abbia bisogno, e che però deve essere utilizzato senza sprechi e facendo la massima attenzione a che sia utilizzato nel modo ottimale, ovvero nel modo più appropriato. Carlo Petrini ha già fatto menzione alla guida che è in corso di valutazione, una guida che sarà pubblicata a breve dal Consiglio d'Europa, ovviamente per facilitare l'implementazione del principio dell'articolo 21 della Convenzione di Oviedo. Senza entrare nel dettaglio, questa valutazione terminerà a breve, ovviamente nei primissimi giorni del mese di gennaio, e chiaramente diciamo, anche in questo documento la donazione si configura come un gesto che deve essere finanziariamente neutro per il donatore. E tornando al sangue e dai suoi prodotti, essi sono stati riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come medicine, farmaci essenziali, cioè quei prodotti che servono per soddisfare i fabbisogni di salute della maggior parte della popolazione. I primi prodotti del sangue a essere introdotti in questa lista sono stati medicinali e plasma derivati, quelli che derivano dal plasma e per i quali vi ho fatto vedere com'è la situazione mondiale in una delle prime diapositive, il fattore ottavo, il fattore nono, ma più recentemente nel 2013 sono state introdotte nella lista dei farmaci essenziali anche il sangue, e inteso come globuli rossi, il plasma e le piastrine. E tutti questi diciamo principi etici ai quali ho fatto menzione rapidamente nelle diapositive precedenti sono pienamente incorporati nella legislazione corrente che norma l'attività trasfusionale, e sono i principi fondanti della legge 219, nella quale si stabilisce che la donazione volontaria, anonima e non remunerata è un'attività essenziale per il servizio sanitario nazionale, che ha un valore sociale, un ruolo strategico insieme a
alle associazioni, alle federazioni dei donatori che sono riconosciuti come attori istituzionali del sistema sangue, che partecipano alle sue attività e alla programmazione delle sue attività. E ovviamente anche la nostra legge dice che il sangue umano non è e non può essere fonte di profitto, e chi ne ha bisogno non può e non deve, non può pagare, non gli deve essere addebitato alcuna spesa. E poi la nostra legislazione stabilisce in modo molto chiaro che le attività di medicina trasfusionale, ovvero la produzione, quindi la raccolta del sangue, la raccolta del plasma, ma anche la promozione della donazione stessa, sono livelli essenziali di assistenza che devono essere erogati a tutti i cittadini. Viene anche stabilito dalla nostra legislazione che il processo trasfusionale è indivisibile, è un processo che deve avvenire in ambito esclusivamente pubblico, e quindi questo è un altro aspetto assai importante che non è scontato ovunque. I livelli essenziali di assistenza ovviamente sono quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire ai cittadini, a tutti i cittadini, e ovviamente le attività trasfusionali rientrano in esse. E rientrano a livello essenziale di assistenza, e questo è possibile attualmente perché il sistema trasfusionale ha raggiunto un grado di evoluzione che consente di programmare la donazione e la tipologia di donazione, e consente di fare programmi annuali di autosufficienza, programmi anche quinquennali per la produzione del plasma, che è la materia prima per i medicinali e i plasma derivati, molti dei quali sono salvavita, e consente quindi oggi di in qualche modo di governare circa 1.700.000 donatori che ogni anno donano mediamente oltre 3 milioni di emocomponenti, quindi sangue intero, oppure plasma, piastrine e globuli rossi già separati mediante tecniche di aferesi selettiva. Prego? Sì, sto concludendo. Questo consente quindi di produrre oltre 2 milioni e mezzo di unità di globuli rossi, e consente di far sì che ogni giorno vengano trasfuse oltre 8.000 unità di emocomponenti. In totale ogni giorno vengono mediamente trattati oltre 1.800 pazienti, per un numero complessivo anno che supera i 650.000. Ciò nonostante, il concetto di donazione volontaria e non remunerata, come vedete in una diapositiva simile a quella che vi ho fatto vedere all'inizio, è un concetto che non è ancora diffuso in tutto il mondo in modo identico, come vedete nei paesi in cui il colore è più chiaro, ma anche nella stessa Europa, dove ho messo questo punto interrogativo, nella stessa Europa ci sono sacche in alcuni paesi come la Germania e la Repubblica Ceca, dove la donazione non è non remunerata, ma la donazione di plasma viene remunerata. Ho concluso, e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Liumbruno.